Ci siamo spostati di poco, ci troviamo in via San Giuseppe l'Arena, la strada che collega l'aeroporto al quartiere di Vaccarizzo, lo vedete alle mie spalle, la strada è completamente allagata. Poco distante una pattuglia della polizia municipale blocca le macchine e consente il transito, almeno per ora, soltanto ai furgoni, ai mezzi di soccorso e ai mezzi pesanti. Ma adesso andiamo ad ascoltare i contributi. Strade dissestate e pioggia abbondante, un binomio che in questo momento sta mettendo in ginocchio l'intero sistema viario della provincia etnea. Intere vie completamente allagate e molte arterie piene di voragini. Qui siamo sulla circonvallazione, con la polizia che segnala il pericolo. Poco distante, in via Caronda, qualcuno utilizza soluzioni fai da te per mettere in guardia le persone. I disagi maggiori si registrano nella zona a sud di Catania. Questo è solo uno dei tanti parcheggi del viale Kennedy. Ai nostri microfoni il responsabile della protezione civile, Giovanni Spampinato, ci fa un quadro della situazione. La situazione a Catania praticamente si sono registrati una serie di allagamenti nella parte sud della città principalmente, zona Mercato Agroalimentare, Santo Villaggio, Santa Maria Goletti, nella zona praticamente di Primo Sole. Allagamenti dovuti chiaramente alla notevole quantità d'acqua che si è riversata. Intanto l'allerta resta alta. Al villaggio Goretti la protezione civile è al lavoro con le pompe idrovore, mentre nella vicina via San Giuseppe l'Arena la pattuglia della polizia municipale consiglia agli automobilisti di prendere altre strade per raggiungere Vaccarizzo. Buche, strade allagate e decine di chiamate e segnalazioni che arrivano alla polizia municipale e ai vigili del fuoco. La situazione è in costante sviluppo e non sono escluse novità nel pomeriggio. Per ora è tutto, ti restituisco la linea. Ultima TV, Damiano Scala.